Il rapporto con i Castiglioni, perché allora erano due fratelli, Achille e Pier Giacomo, è cominciato nel 1964, quando la Flosca, non ho fondato io, è venuta a Brescia e io me ne sono occupato. Mi sono trovato nella condizione di interloquire con delle persone che esprimevano il massimo della cultura per il design milanese e quindi razionale in quell'epoca. Quello che ho immediatamente capito e apprezzato è che le persone più sono di grande valore e più sono semplici. Quindi mi sono trovato in un rapporto umano splendido, perché tutte le cose venivano riportate ad una, diciamo così, semplicità, ad un modo di valutarle leggero. Nessuno pensava di fare delle grandissime cose. Il divertimento, diciamo così, che Castiglioni ha nel fare le cose, alla lunga porta a avere prodotti che non hanno tempo. Facendo quello che piace a lui e che sente, è talmente bravo che fa le cose che poi durano. Non fa le cose che durano 6 mesi, come nella moda, dove ogni 6 mesi c'è una collezione. Achille e Pier Giacomo Castiglioni, quasi unici nella capacità di mediare tra un immaginario fantastico e le fredde esigenze del marketing, già dagli anni 50 progettano oggetti e ambienti con forme sempre diverse, geometriche o organiche, irreali o rigorosamente funzionali, ma sempre ottenute con una tecnica di stravolgimento che ricorda molto le esperienze surrealiste e dadaiste di artisti come Marcel Duchamp. Così, ad esempio, la lampadina per Leuci del 1957 ha il globo molto più grande di una normale, obbliga a ripensare l'idea stessa di lampadina e ne suggerisce l'uso libero, senza bisogno del lampadario. La lampada tubino del 1951 è invece un semplice tubo metallico verniciato, piegato a formare base, sostegno e supporto di un altro tubo al neon, primo esempio di applicazione da tavolo di una luce fredda. Non casualmente i Castiglioni sono considerati tra i più grandi designer della luce. La sperimentazione tecnica per loro si unisce sempre a quella formale. Uno degli esempi più famosi è l'Atoio, vistoso ready-made, composto da un trasformatore a vista come base, da un profilato d'acciaio su cui il filo è fissato con anelli da pesca e nastro adesivo, e da un faro d'automobile per lampada. Fin dalla prima mostra nazionale della radio e televisione del 1947, grandissima importanza ha nel loro lavoro la relazione tra oggetti e allestimenti. Achille Castiglioni definirà l'allestimento come occasione per verificare a fondo le intenzioni progettuali, studiando da vicino le relazioni con il pubblico, la sua percettività agli spazi, ai volumi, ai colori, alle luci. Diversi oggetti di produzione industriale derivano da queste occasioni. Dalla radiofonola con scocca in bachelite del 1938, progettata da Pier Giacomo con l'altro fratello Livio e Luigi Caccia Dominioni, alla lampada Splugen per l'omonima birreria oggi distrutta in Corso Europa a Milano. Agli sgabelli Mezzadro e Sella per la storica mostra Nuove forme e colori nella casa d'oggi, tenutasi a Villa Erba di Como nel 1957. Arricchiti così di una grandissima esperienza nel rapporto diretto con il pubblico, profondamente impegnati a coniugare espressività e funzionalità dell'oggetto,
Con il loro lavoro i fratelli Castiglioni hanno traghettato il design italiano dalla dimensione dello stile, legato al gusto e al costume, a quella del progetto stabile nel tempo. Senza rinunciare alla ricerca sulle tecnologie, i materiali e i processi produttivi, essi hanno saputo dare al prodotto industriale significati completamente diversi: ironia, divertimento, ma anche invenzione ed estrema praticità. Per Castiglioni, progettare significa inventare qualcosa che non c'è per risolvere meglio una funzione magari già antica. Achille Castiglioni è il più simpatico di tutti, il più piacevole probabilmente di tutti. È in ordine storico il quarto dei miei maestri, dopo Ettore Sozza, Richard Sapper, Alessandro Mendini. Abbiamo cominciato a lavorare su due progetti di mostre tra la fine degli anni 70 e gli inizi degli anni 80, due mostre sull'Alessi, e immediatamente dopo, nell'82, è uscito il suo primo servizio di posate, Dry, servizio, anche il primo servizio dell'Alessi. La cosa interessante di Castiglioni è, a parte il grande piacere di lavorarci insieme, non credo di fare torto a nessuno dicendo che è il più simpatico di tutti, il più piacevole probabilmente di tutti, ma è il suo interesse per gli oggetti o anonimi o molto semplici, oppure che contengono un'idea di gioco. Uno dei progettisti che più lavorano, a mio avviso, sul codice bambino, per esprimermi in termini fornariani o di codici affettivi. Per noi ha disegnato alcuni oggetti che sono praticamente atemporali. Già gli oggetti Alessi vivono per almeno 20 o 30 anni, ma credo che gli oggetti di Castiglioni vivranno per molto di più.